una famiglia che festeggia insieme alla Franciacorta un evento molto importante, che è quello dei 50 anni della Franciacorta. 50 anni fa in questo posto nascevano, con le prime bottiglie di Pinot di Franciacorta, nasceva quell'idea che poi ha portato, si è realizzata in questo territorio. Indubbiamente tante persone sono state importantissime per questo territorio, però il percorso è cominciato da qui. Quindi ringraziamo, siamo molto orgogliosi di essere in questa grande casa, di essere ospiti di questa famiglia. Ho qui con me Cristina Ziliani, che è probabilmente il viso più conosciuto della famiglia. No, beh, insomma. Grazie, ci vuoi salutare un saluto? Grazie a tutti. Applauso per te. Grazie davvero, l'emozione è tanta. Vi porto i saluti di iPad di mio padre che è in Cile, nonostante i suoi 80 anni che compirà il 21 giugno, mi ha scritto questa email per cui gli ho detto: senti, a 80 anni puoi fare da testimonial alla Apple, perché penso che tu ne vada fiero. Quindi i suoi saluti. Per me l'emozione di raccontare questa storia è sempre grande. Io non c'ero in quegli anni, perché anzi sì, forse sono già nata purtroppo, perché sono nata nel 58. In realtà quando Guido Berlucchi e mio padre si sono conosciuti era il 54, quindi è stato così un incontro, non dico casuale, perché Guido Berlucchi cercava appunto un consulente che lo aiutasse nella vinificazione di quello che aveva chiamato Pinot del Castello di Borgonato, era un vino bianco, e sono certissima che quando mio padre vide questa casa, questa cantina, che ovviamente allora era molto più piccola di oggi, venne quasi folgorato dall'idea che potesse realizzare il suo sogno da giovane studente di enologia ad Alba, cioè di fare quello che loro chiamavano allora, ma oggi diciamolo in silenzio, uno champagne italiano. Questo ha dato il via senz'altro ad una serie di passioni da parte di tantissimi produttori, che ringrazio tutti oggi per aver contribuito a questa bellissima serata, e che ha fatto sì che appunto il territorio Franciacorta diventasse quello che oggi credo la perla dell'enologia italiana. Quindi grazie davvero a tutti, 50 anni per un territorio sono davvero pochi, non sono tanti, perché sapete che nel mondo del vino parliamo di centinaia d'anni, nel caso di Franciacorta sono pochissimi, eppure in pochi anni ha raggiunto davvero una grandissima notorietà. Devo dire grazie anche non solo ai produttori di vino, ma devo dire a tutta la gente di Franciacorta, e sono orgogliosa, anzi emozionata, di avere tra di noi colui che è diventato un franciacortino, diciamo, doc, maestro Marchesi. Direi che lei è senz'altro la persona che più rappresenta la passione di qualcuno che si trasferisce in questi territori. E grazie a tutti i ragazzi che stasera cucineranno, perché senza di loro comunque le bollicine non potrebbero essere così apprezzate. Quindi grazie davvero a tutti.